1200 adolescenti riuniti in 60 diversi oratori collegati da ogni parte della diocesi, più di 250 ragazzi in presenza nella grande sala della comunità Teatro Argenzia di Gorgonzola per fare festa, musica, giocare, ascoltare l'arcivescovo dando con lui avvio all'anno straordinario adolescenti. Tanti progetti, gli appuntamenti, le iniziative pensate promosse dalla FOM, la Fondazione degli Oratori Milanesi, per questo anno veramente speciale, come lo definisce il direttore, Don Stefano Guidi, che segna, dopo un biennio, una vera ripartenza, si spera, e il ritorno a una sorta di normalità. Che l'entusiasmo ci sia è evidente, anche un inno e un video sono stati realizzati per l'occasione, così come lo è altrettanto la scelta di far divenire protagonisti gli adolescenti, una delle categorie che più hanno sofferto e a rischio oggi, creando attorno a loro una comunità educante. Infatti, da corsi per educatori alla tradizionale Notte dei Santi che verrà vissuta nel quartiere City Life a Milano il 31 ottobre e poi ancora alla Giornata Mondiale della Gioventù a livello decanale locale, fino al Natale degli adolescenti, senza dimenticare i grandi appuntamenti, il pellegrinaggio dal 18 al 21 aprile prossimi, con cui la FOM tornerà a Roma, e la festa degli animatori per il lancio dell'oratorio estivo 2022 in Piazza del Duomo, tutto parla di quel rallegrarsi e di quella chiamata a essere felici cui dà voce l'arcivescovo. Il saluto all'arcivescovo e il saluto dell'arcivescovo è caire, sentito nominare caire. Provate a dirlo se siete capaci. Caire. Non è difficile. Caire vuol dire c'è un annuncio di gioia da parte di Dio. Ecco, caire vuol dire rallegrati. Dopo questo inizio promettente, come dice il vescovo Mario, il momento dell'animazione, con due squadre contrapposte nel risolvere giochi e quiz. A misurarsi il team Sofia e il team Leo, con l'evidente allusione ai nomi dei due adolescenti, cui si rivolge idealmente la lettera dell'arcivescovo Followers, compagni di viaggio. La prima specificatamente dedicata a questa fascia d'età, Followers appunto, e non Followers, come chi semplicemente segue qualcun altro, senza divenirne un compagno di viaggio. Il cammino, insomma, bisogna farlo insieme come amici e fidandosi di saggi consiglieri che aiutano a crescere e che ci ricordano che la vita è vocazione. E proprio in riferimento alla sua lettera e all'immaginetta che dona ai ragazzi durante la serata, il vescovo Mario osserva. La scelta perché è un modo per tradurre in immagine il mio motto, il motto di vescovo che ho, che significa la terra è piena della sua gloria. Ecco, quindi vuol dire il cielo è azzurro e quando diciamo i cieli e la terra sono pieni della tua gloria, ecco, sui cieli forse siamo più facili a dire sì, in cielo c'è la gloria di Dio, le stelle, che bello, il sereno, eccetera, eccetera, però dire che la terra è piena della gloria di Dio sembra a molti una specie di, insomma, di favola, di quelle favole lì che vivono tutti felici e contenti, però nella realtà la terra è piena di tutt'altro. Ecco, però io invece ho scelto proprio questo motto per dire che io ho capito forse che cosa significhi gloria di Dio. Gloria di Dio non è la bellezza così di un paesaggio che ti incanta, che ti emoziona. No, la gloria di Dio è l'amore che ti rende capace di amare. E poi il retro dell'immaginetta, con una preghiera che si fa dialogo diretto con il Signore, attraverso tre richieste, le più importanti. Sapere che senso ha la vita, sapere chi è Dio, sapere chi sono io, perché sono al mondo. E così torna l'interrogativo che nell'età adolescenziale è spesso fonte di tanti problemi. Chi sono io e cosa devo fare? Chiarissima la risposta dell'arcivescovo. Non sottovalutarti mai. Questa l'ho scritta anche nella lettera che ho fatto per gli adolescenti. E anche qui è ricordato quello che hai, quel poco che hai, quello che sei, va bene per la vita. La verità prima, quella profonda, è che la vita è benedizione, quindi che noi possiamo essere contenti di essere vivi,